Oggi celebriamo in questa parrocchia la solennità del titolare e per questo nelle letture domenicali si inserisce la seconda lettura, quella degli Atti degli Apostoli, che è il racconto, il secondo racconto della conversione dell'Apostolo. Ce n'è un altro, prima, capitolo 9, che parla in terza persona. In caso specifico abbiamo ascoltato Paolo che racconta. Potremmo dire che ogni conversione, ogni cambiamento di vita, ogni incontro con il Signore richiede inevitabilmente una trasmissione di questa esperienza. E quello che il Signore ha detto agli Apostoli, siamo al termine del piano di salvezza realizzato, la morte e la risurrezione, quando manda gli Apostoli nel mondo: andate, predicate, battezzate, non abbiate paura di niente e di nessuno, perché? Perché io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. E quello che dovrebbe e deve dare tranquillità, gioia, fermezza all'impegno di ciascuno di noi. E quanto noi tentiamo di sperimentare quando all'interno delle nostre famiglie, delle nostre parrocchie e nei luoghi dove esprimiamo la nostra attività di studio o professionale, siamo chiamati non ad essere spettatori di eventi che ci sorpassano, ma a entrare nella storia nostra e di coloro con i quali condividiamo questa storia, dando il senso, l'impulso che nasce da una esperienza di un incontro. E questa esperienza di un incontro, anche se per la maggioranza di noi, forse per la totalità di ciascuno di noi, è iniziata il giorno del nostro battesimo, quando eravamo neonati, quindi abbiamo ricevuto questa fede donataci dai genitori e testimoniata dai padrini, è chiaro che nel corso degli anni anche noi abbiamo fatto esperienza di conversione. Cioè c'è stato anche per noi, ci sono stati per noi diversi momenti in cui stavamo andando a Damasco e il Signore ci dice: ma guarda che stai sbagliando strada. È una riscoperta continuativa, quella della fede. È un impegno che nasce nel battesimo e che viene ogni giorno rinnovato. Altro è la fede indotta del bambino neonato che la riceve per la testimonianza dei genitori, altro è quella del bambino che cresce, che viene ancora accompagnato dai genitori, ma che comincia a prendere ad accogliere dei parametri che gli vengono dalla catechesi, cioè da questo far risuonare la fede. E poi le crisi adolescenziali, quelli giovanili, a volte l'abbandono della pratica religiosa, e poi il ritorno. Spesso quando molti genitori mi dicono, mio figlio non viene più a messa, eppure io e mio marito abbiamo fatto di tutto per inculcargli le verità di fede, e rispondo sempre, credendoci, quello che dico, che quello che si dona non viene mai abbandonato, è qualcosa che per qualcuno viene accantonato, a volte senza motivazioni, altre a volte invece per motivazioni valide o non valide. Per esempio un cattivo esempio, no? Che si può ricevere da un sacerdote, da una religiosa, da una consacrata, o anche nella stessa famiglia o da amici che pretendono di manifestarsi come cristiani. Ma quello che è stato seminato sta lì e viene fatto crescere non dalla capacità della persona o dei genitori o degli educatori, i quali fanno il loro
esprimono il loro ministero vivendo bene la parola e la testimonianza, ma viene fatto crescere solo, queste sono parole di Paolo, no? Uno semina, un altro ci mette l'acqua, ma chi fa crescere è il Signore. E allora quello che i genitori hanno seminato in noi è inevitabile che cresce. A volte dopo molti anni, a volte i genitori non hanno neanche la gioia di rivedere il figlio che ricomincia la pratica religiosa, però c'è. Che vuol dire? Che il vero resta sempre. Ora, nella conversione di Paolo, il vero qual era? Che era un uomo onesto e che la persecuzione verso i cristiani era una convinzione che nasceva della piena consapevolezza che, secondo lui, i cristiani erano degli eretici, delle persone che andavano contro la legge di Mosè, poi contro Gesù. In una maniera inaspettata, certamente non prevista. E il primo impatto qual è? È l'accecamento. Cioè la luce del Signore in una conversione ti acceca. C'è bisogno poi di Anania che gli impone le mani. E ci vuole qualcuno che gli sta vicino e che gli spiega: guarda che quel Gesù che hai incontrato è quello che ti stavamo annunziando, è quello che tu hai perseguitato. Saulo, Saulo, perché mi persegui? Guardate che questa espressione di Gesù entra nella vita di San Paolo e lo sconvolge. Lo sconvolge non soltanto perché poi lui dirà: io sono l'ultimo degli apostoli, non sono neanche degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa del Signore, ma gli resta talmente dentro che lui elabora una teoria che poi è ripresa dalla teologia cattolica, che è quella della Chiesa come corpo mistico di Cristo. Perché? Perché Gesù che gli appare non gli dice: Saulo, perché perseguiti i miei seguaci? Perché perseguiti quelli che vengono chiamati cristiani con il mio nome? No, perché mi perseguiti? Paolo comprende che perseguitare i cristiani è perseguitare Cristo. Quindi la Chiesa, i cristiani sono il corpo di Cristo. Vedete come è forte questo impegno di Paolo, questa riflessione che poi egli porterà a tutti. Per questo, vedete, la settimana che va dal 18 al 25 di gennaio, la Chiesa in tutto il mondo celebra l'ottavario di preghiera per l'unità dei cristiani. Perché la conversione di Paolo è presa come un paradigma, come un esempio, un emblema di quello che deve toccare tutti. Noi sappiamo che nel corso dei secoli molte sono state le divisioni, moltissime. Noi abbiamo le tre grandi confessioni, la cattolica, l'ortodossa e i protestanti che poi all'interno hanno tante altre divisioni. Però noi abbiamo anche altre divisioni che non sono fuori della Chiesa cattolica, sono dentro la Chiesa cattolica. Quindi l'ottavario di preghiera per l'unità dei cristiani non parte soltanto: Signore, fa che si faccia, le parole di Gesù, no? Un solo vile sotto un solo pastore. Ma fa in modo che noi stessi, nelle nostre famiglie, nelle nostre parrocchie, nelle nostre diocesi, non ci dividiamo, perché uno solo è il Signore che fa crescere, uno solo. Questo ci richiede da noi un'attenzione profonda, ma non all'altro, anche all'altro. Un'attenzione profonda a noi. Io come vivo il mio battesimo? Come vivo il mio essere cristiano, seguace di Gesù? Come vivo la mia conversione? E se non c'è conversione, non comprendiamo nulla. La prima lettura di oggi è tratta da quel bellissimo libretto didattico dell'Antico Testamento, il libro del profeta Giona, no? Naturalmente abbiamo ascoltato soltanto un pezzettino, no? Fu rivolta la parola del Signore a Giona la seconda volta, perché la prima volta, penso che ricordate il racconto del libro didattico, no? Giona vuole scappare, che dice: ma che vado a fare lì? Come capita a noi, che parlo a fare? No, andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo, siamo nel Nuovo Testamento, vai a predicare, ha paura, dice: ma io vado a perdere tempo, questi semmai mi fanno pure qualcosa, non ci voglio andare. E c'è il racconto simbolico del pesce che lo ingoia, e dove lo rigetta? Sulla spiaggia di Ninive.
Cioè tu non puoi scappare dalla voce dell'Onnipotente, dalla volontà di Dio, perché ti riporta dove tu non vuoi. Fu rivolta una seconda volta la parola del Signore e a questo punto ci va a malincuore, e ci va a malincuore, noi lo comprendiamo da quello che viene dopo. Giona dice: io predico ma questi non mi ascolteranno, vado soltanto a mettere in difficoltà e in pericolo la mia vita. Invece i niniviti ascoltano la parola del profeta e si convertono, cambiano vita. Giona, che dovrebbe essere felice, si arrabbia e dice: lo sapevo che sei fatto così al Signore, che sei misericordioso, ma perché fai tante minacce e poi dopo non fai niente? Quante volte di fronte al male degli altri, perché Dio non interviene, perché non distrugge qua o non distrugge là? Carissimi fratelli, se il Signore dovesse distruggere, ci dovrebbe distruggere tutti quanti, pure a noi. Cosa ci dice la conversione di Paolo? Cosa ci dice la parola santa del Signore oggi? E ci dice: ricordati che il primo peccatore sei tu. Quindi il primo cambiamento non lo devi ricercare negli altri, lo devi cercare in te stesso. Perché se noi cambiamo noi stessi, allora cambiamo anche la nostra famiglia, i nostri parenti, i nostri amici, le nostre parrocchie, le nostre diocesi, il mondo intero. Perché il Signore è il misericordioso, è il santo, è l'onnipotente ed è di disponibilità totale, vive una disponibilità totale nei confronti di coloro che riconoscono il proprio limite e si lasciano guidare dalla sua forza, dalla sua grazia. Forse potremmo dire che al centro dell'annuncio evangelico c'è proprio questo: l'invito alla conversione e alla perseveranza. Le prime parole che noi troviamo nel Vangelo dopo il battesimo di Gesù al Giordano sono queste: il tempo è compiuto, cioè è venuto il momento della salvezza atteso dai profeti, convertitevi e credete al Vangelo. Le due cose non sono diverse, perché la conversione è il preludio all'ascolto, ma l'ascolto del Vangelo produce la conversione. Essere ascoltatori veri della parola del Signore significa chiedere a Lui di cambiarci il cuore, di renderci disponibili a essere sempre attenti a quella parola a volte silenziosa, profonda, che entra nel nostro cuore e che ci rende felici, perché non c'è gioia più grande di poter dire: io vivo in grazia di Dio, io tento di vivere in sintonia col Signore, io chiedo a Lui di convertirmi, perché attraverso la mia conversione, attraverso la mia testimonianza, possa convertire anche gli altri. Per dire all'Arcivescovo grazie per la sua presenza in mezzo a noi, con questa celebrazione noi abbiamo voluto chiudere ufficialmente le nostre celebrazioni che hanno ricordato per un intero anno il cammino fatto da questa comunità parrocchiale nei suoi primi 50 anni di vita. Ma mentre diciamo grazie all'Arcivescovo e nella persona dell'Arcivescovo vogliamo ringraziare tutti gli altri vescovi che hanno in un certo qual modo fatto nascere e accompagnato per tanti anni questa comunità piccola all'inizio e che oggi incomincia ad essere anche una comunità adulta in seno alla Chiesa di Capua. Ma mentre ringrazio Monsignor Visco, vorrei ringraziare innanzitutto Dio Padre Buono, che si degna ogni giorno di scendere in mezzo a noi, di accoglierci così come siamo, con i nostri limiti, ma anche con le nostre potenzialità, quelle potenzialità che ci vengono dai carismi che sono sempre, come ci è stato detto ieri sera, dono gratuito della bontà di Dio.
Ecco, quello che noi siamo, quello che abbiamo realizzato e quello che ancora ci proponiamo di realizzare è sempre grazia di Dio. Allora ecco, grazie al Signore. E mentre io lo dico in questo momento, questo grazie con la mia bocca, vuole essere il grazie di tutta la comunità parrocchiale, dei nostri fratelli che ci hanno preceduti nel segno della fede ed oggi godono la pienezza della visione beatifica. Vuole essere il vostro grazie, fratelli e sorelle, ma sarà certamente anche il grazie di quando prenderanno l'eredità di questa Chiesa che cammina nel tempo. Ringrazio il Signore e voi con me ringrazierete ancora il Signore. Ringraziamo la Chiesa di Capua che ci guarda, ci benedice e ci protegge. Ma io voglio ringraziare anche voi che per tanti anni avete lavorato insieme con me e continuate a lavorare con me per impiantare in questa parte di Santa Maria il regno di Dio, quel regno che sarà completo soltanto quando arriveremo insieme tutti nella Gerusalemme celeste. In genere quando si ringrazia si corre sempre il rischio di dimenticare qualcuno e poi dopo incominciano a dire: ma perché? Ringrazio tutti, i collaboratori, i volontari, gli occasionali, tutti, dai più piccoli a quelli che quando arrivai dissero: ma il vescovo ci ha mandato un ragazzo in parrocchia. E muovevo i miei primi passi. Oggi sono diventato vecchio in mezzo a voi. Vecchio per l'anagrafe, ma penso di avere ancora potenzialità per poter essere con voi e per voi, fratello e compagno di viaggio. Usciremo fra poco, dopo che l'arcivescovo ci avrà benedetti tutti, fuori sul sagrato, perché vogliamo restare anche una memoria per i nostri fratelli che verranno e che leggendo e guardando diranno: che cosa successe quel giorno in quella chiesa e su questo sagrato. Scopriremo una formella di maiolicato, rappresenta la Sacra Famiglia e un gruppo di ragazzi, l'abbiamo messa all'inizio, all'ingresso dell'oratorio. Vuole essere l'immagine di questa comunità che vuole essere famiglia, una famiglia come quella di Nazareth, dove una mamma amava e guidava, dove un papà proteggeva e comandava con l'umiltà della vita e dove i figli che siamo oggi noi e che allora era soltanto Gesù di Nazareth cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e davanti agli uomini. Così ci auguriamo di crescere anche noi in questa famiglia che è la parrocchia di San Paolo Apostolo, dove tutti siamo figli e perciò tutti fratelli fra di noi, crescere insieme in sapienza, età e grazia per essere nel mondo buoni testimoni di quella carità di Cristo che si fa amore e donazione ai fratelli, come abbiamo pregato nella preghiera dei fedeli, soprattutto dando attenzione a coloro che più hanno bisogno e forse per vergogna non si presentano e hanno bisogno di essere sollecitati per venire a condividere con noi la parola di Dio che salva e la grazia di Dio che ci accompagna. Usciremo tutti seguendo la processione del celebrante sul sagrato, con una preghiera e con un canto benediremo questa formella maiolicata e poi a tutti, come sono solito dire, buona domenica e buon appetito. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto scendere la terra.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. She was lost in so many different ways.